medici nucleari d'Italia a Pressalone, e benché fossero medici nucleari, o anche perché, ho cercato di rendere la relazione più divulgativa possibile. Poi ho visto che ha avuto un successo di pubblico in qualche modo estremamente elevato. Un collega comune Albertini mi ha suggerito di metterlo sul Research Gate, che è il sito diciamo, scientifico più importante al mondo, di fatto, che però pubblica solo in inglese. Io ho detto, ma qui se parlo questo articolo mi ridono appresso. Invece loro hanno tradotto un po' di qualche pezzo, hanno detto va bene, benché sia in italiano. E ho visto che è stato letto da un numero incredibilmente alto di persone, benché fosse in italiano. E la versione che vi dirò oggi è per 90%, come ho già detto, che si fa persone, con alcune piccole aggiunte. La relazione rivela un aspetto fortemente didattico e differenzialmente in tre punti, in tre parti. La prima è il problema dell'energia a partire da 3.000 anni fa, dall'attica. Cos'è l'energia? E perché è così importante? E perché spesso ha provocato così gravi punti? Secondo, le attuali conoscenze dell'universo basate sicuramente sul modello standard, e perché questo modello, diciamo, va fortemente perfezionato. Terzo punto è quello che abbiamo fatto noi, che è in, diciamo, una sintesi tra quello che si sa o come migliorare il problema energetico e ambientale attuale, in linea del modello standard e come migliorarlo. E quindi, insomma, siccome la vostra lunga, farò soltanto le sciate, quindi quando posso dire un paio avanti. La prima parte è la prima parte del problema energetico, che se lo chiedo essenzialmente da un libro pubblicato nel 2007 alle MIT, sono i film di biografici. Chiaramente qui stavo di fronte a medici, per cui direi alcune cose di ovvietà che voi parlate. Nota storica. Nell'Antica 3.000 anni fa c'erano 115.000 persone, quindi in Grecia, ma non era la Grecia, e 115.000 erano schiavi. Il 36% della popolazione era schiavi, serviva la forza lavoro e quindi l'unico utilizzabile erano gli uomini. Gli animali ancora non hanno capito a usarli bene, cioè sempre la strada che viene fatta, ancora un utilizzo ottimale dei cavalli e delle mucche per a scopo dell'agricoltura non era stato ben utilizzato, e quindi però per tutti i fatti. E poi vediamo cos'è, quanta energia può produrre l'uomo. Un uomo che sta bene in salute, lavorando 4 ore e 4 ore, un'ora di riposo, può dare in media 100 watt, una vecchia lampada di scienza, moltiplicato per le 8 ore di lavoro sono 238 megajoule. L'uomo, per vivere il metabolismo basale a riposo, in media a 30 anni ha bisogno di 6,3 megajoule. Quindi sottolineiamo sempre 2,8, circa 10 megajoule. Rendimento grosso, molto del 30%, come sono gli attuali motori di combustione interna. Nulla è caso. Quello che dico per i medici questa cosa è molto importante. Poi, qual è la potenza di picco che può fare un uomo? Per un'ora, da 100-100 watt. Per una decina di secondi si arriva a 100 watt. Forse molti di voi sapranno che i trapani elettrici, quelli manuali, hanno una potenza di 700 watt. Perché questo numero è così strano? Che senso ha che un cavallo? Semplicemente in caso di problemi, l'uomo per 10 secondi riesce a mantenerlo in senso, poi stacca e finisce il problema. Se metti un tavolo da 3 kg
da 3 kW libero rifiuti di ammazzare per problemi puramente fisiologici. I chiusi, a prossimo. Noi siamo 7 miliardi di persone in circa, e il sole è la nostra fonte primaria di energia, e quella che noi consumiamo sulla terra è solo una parte su 10.000 dell'energia che ci dà il sole a gratis e l'inquina. Poi vediamo le energie che non riusciamo un po' a controllare con un chilo di tritolo, ovviamente sia una cosa gigante, si hanno 4.18 megajoule, ma un chilo di benzina fa 42 megajoule, quindi 10 volte di più. L'unica differenza è il tritolo è immediato, qualche milione, decine di milioni, secondi. La benzina è più lenta e riusciamo a gestire e poi mandare avanti le nostre energie. Quindi, facendo il conto dell'energia prodotta dal uomo e quello da un tallone, in questo caso di benzina, vuol dire che 2,38 di benzina equivale al lavoro di 42 uomini contemporanei. Quindi la benzina, guarda, abbiamo una densità energetica incredibilmente alta, noi non ce ne rendiamo conto, ma 42 persone che lavorano per una giornata per noi equivale a 2,38 di benzina. Sono numeri che lanciano da pensare. E sono gente fossile che sta sparendo. E ancora, quando noi diciamo vabbè la benzina è tanto cara, come si fa? Intanto il costo reale è circa mezzo euro al litro, poi quello alla pompa è 3 volte tanto per le tasse. Ma se uno va a vedere, è come se avessimo un litro di benzina con 700 grammi, avessimo l'equivalente di 20 persone, 18 persone, che lavorano per noi per la giornata. Cioè, è una cosa incredibile, con 1,50 euro. Niente, costa niente. Non è che faccio pubblicità a benzina, però sono cose uno deve capire come mai è così importante, perché la gente si ammazza per la benzina. E poi è ovvio che per avere questa energia si è fatto di tutto, prima c'era il carbone, quindi effetto prima guerra mondiale, poi il petrolio, seconda guerra mondiale. Adesso paesi produttori, Iran, eccetera, Libia, hanno fatto le guerre umanitarie per prenderci, per derubarle di benzina. Allora, il carbone ha un'economia, cioè il petrolio sono 40-50 anni, diventano 100 usando il fracking, che però può anche provocare delle morti, con il carbone le stime, secondo le varie opinioni, vanno da 80 a 300 anni. Il metano ha un effetto serra molto, molto più basso, 40% rispetto al carbone, però anche questa ha una economia di 50-100 anni. Con la quale uranio con i reattori convenzionali ad acqua pressurizzata, uranio, all'attuale utilizzo abbiamo una autonomia intorno al 50-60 anni. Cioè, veramente, con l'attuale utilizzo, poi finisce. All'inizio vai con l'auto fertilizzante e diventa un 4-10, 500 anni. L'auto fertilizzante, un reattore a uranio, che però utilizza anche il soldo più abbondante uranio 238 che il buon Dio ci ha dato al 99,2%. Con opportune tecniche si riesce a riutilizzare anche l'uranio 238. Avanti ancora. Poi c'è il torio. Il torio naturale è una ricchezza immensa. Ce n'è intanto 4 volte di più dell'uranio. Questo non è male. E quindi l'autonomia, essendo tutto utilizzabile, l'autonomia reale è di 2000 anni. Un reattore
supponendo di utilizzare che tutta l'energia prodotta, carbone, petrolio, venga dal torio, cioè tutta l'energia si avrebbe, basterebbe per 2000 anni. Quindi insomma, è un bel numero, ecco. Torio è più complicato, ci sono problemi di ordine geopolitico, perché il torio non ce n'è tanto negli Stati Uniti e in Australia, ma sta in altri paesi, in India, Sri Lanka, perfino in Italia. Allora, tutti sanno il problema dell'anidride carbonica, è stato per circa mezzo milione di anni stabile, mezzo milione di anni, nel risultato di infatti per il migliore. Poi c'è stato praticamente il boom della industrializzazione, della macchina arrivata, eccetera. Nel 1999 era arrivato a 370, il 2007 383, il 2014 superato 400 parti per milione. Un aumento impressionante. È un altro livello. E quindi è un problema che fa veramente un po' paura. Dio guardi di carbonica viene prodotta solo per la pulizia chimica, usando il carbone. Si produce 430 grammi di anidride carbonica per kilowattora di energia. Usando il metano si hanno 190 grammi. E quindi quando dicono che le macchine a metano producono meno di un CO2, è verissimo che c'è un miglioramento del 60%. La benzina, sì, ma con la benzina il fattore di nomentazione non è 44%, ma 60-70%, ma comunque c'è un grosso vantaggio. Il problema del metano, che è pericolosissimo dal punto di vista ambientale quando è libero. Una molecola di metano a effetto serra equivalente, normalizzata di carbonica, di 21 volte. Cioè una molecola che scappa fa 21 volte il danno che ne dica quelli che sta in giro, quindi deve essere bruciato, non deve andare in giro. Quindi sappiamo meno del 5%. Ma quando siamo sicuri questi dati? Questo al meglio a 2-3 mesi fa, questo è considerato, poi se cambiano meglio ancora, questi sono i dati ufficiali, poi sono dati ufficiali che si anche tanti vedere quanto possa essere prossimo. Vabbè, facciamo un paio di fatti recentemente, ora sulla parte di modelli. Allora, intanto il termico zero, convenzionalmente si dice che
l'età del tubercolo è 13.8 di anni. Vabbè, il tempo zero, poi tutta una serie di discussioni e di contatori di questo. Sicuramente dopo 2-3 microscopi, quindi 2-3 diuresi invece di secondo, la temperatura è crollata da una temperatura infinita a 10 alla 15 metri. Dopo un picco secondo, dopo un secondo dal tempo zero, quindi il picco caldo sarà attaccato con 2 avanti, dopo 300 secondi dal tempo zero, siamo scesi a 300 e c'era prima tutti degli elementi come li conosciamo. Dopo 380.000 secondi siamo in temperatura scesa a 3.000 gradi Kelvin e comparte la luce. Quindi sono passati 380.000 anni da tempo zero, perché si è passati da un universo oscuro a un in cui la luce camminava. Ora c'è questa frase strana di luce fu, vabbè, quel discorso filosofico, religioso, io veramente non lo so. Prossimo. Andiamo avanti. Questo è il classico grafico della storia dell'universo secondo il modello standard. Considerazioni varie è che con le proprie acceleratori vanno in potremmo immaginare mai riusciremo a sapere cosa c'è al tempo zero, mai. Poi c'è però il vero problema della Terra che sta riscaldando, illuminando, eccetera, eccetera. Il bello della tecnologia, di internet, che tutti sanno tutto ormai. Io questo non lo sapevo, ma tutti sanno. Quindi bisogna essere coscienti dei danni che purtroppo stanno facendo questa Terra, che è l'unico pianeta che sicuramente è abitato. Ci possono anche essere dei altri pianeti abitabili, ma questo c'è, l'altro, speriamo. E anche il quotidiano se ne è occupato circa 2015, qualcosa. Allora, vediamo un po'. C'è il fatto che il modello standard attuale è insufficiente, perché è un modello che ha 19 parametri liberi. 19 non prevede la forza gravitazionale, non prevede la massa per il neutrino, eppure l'hanno provato, dato pure due premi Nobel, cioè, mettetevi d'accordo. E poi non prevede la materia energia oscura. È un modello che non tiene conto del 95% di quello che ci sta. È il meglio che c'è, è il meglio che passa al convento, però se c'è qualcosa che riesce a compensare almeno in parte i limiti del modello standard, dovrebbe essere ben accetto. Non succede. Un'ipotesi è la materia ultradensa del modello di Olmin in Svezia, è una materia anche 10.000 volte più densa localmente, utilizzando il deuterio e realizzata utilizzando opportuni catalizzatori similari a quelli fatti da Fischer e Tropp negli anni 20 per fare la medicina sintetica. Ha un rispetto incredibile. Andiamo avanti, qui si parla di questa fetta. Allora, dietro. Allora, non voglio dire il mio lavoro.
anni, e non tutto il studio, per una serie di storici. Quindi anche il know-how locale, che era il nostro piccolino, trucchetti di laboratorio, è tutto unico, tutto, i dettagli anche, forse sono le cose più superfici che è accettato il lavoro. Ancora avanti. Allora, il lavoro è stato fatto principalmente grazie a numerosi volontari, a gratis a Roma, e sia di noi quali che ci ha dato un po' di soldi per alcune cose, per la pena, per portare. Poi io ho aderito indietro per motivi etici nel 2013, anche su un padre segreto, aderito alla metodologia Dialogue in Science. Il concetto è che questo tipo di ricerca potrebbe evitare che la Terra faccia una brutta fine. Quindi quello che sappiamo deve essere messo a disposizione di tutti in un tempo più breve possibile. Quindi utilizziamo l'informatica, le telecamere che guardano gli esperimenti, così se altre persone sono interessate o possono dare suggerimenti su come migliorare l'esperimento, lo fanno in un momento. L'ologia Dialogue Science è piaciuta e alla fine per due volte ci hanno cambiato il nome per la pace, però non è andata bene. Noi stiamo usando da 6 anni un materiale non convenzionale, la costantana, che è una lega principalmente di rame e nickel. Questa, diciamo, questa costantana è sempre piovuta dal cielo, ma come mai? Perché io, vari amici, alcuni personaggi degli Stati Uniti, parlando a uno dei membri di Andrea Rossi, mi hanno fatto una certa convinzione. Rossi nel 2007 aveva dei dati, insomma, interessanti, poi molto poco di più. Anche lui sapeva perché gli andava a prendere. Una serie di ragionamenti con loro, di quello che fanno probabilmente lunga, ci siamo convinti che il parametro principale non era tanto il nickel, che era invece l'effetto massivo, ma il trigger era il termometro, la termocoppia di tipo J che aveva dentro il suo reattore. Questa termocoppia è proprio fatta di costantana e ferro, ricoperto di vetro. Questo è stato il chiodo fisso, motivo trainante per tanto tempo, mantenuto, riservato, è il vero motivo. Poi c'è anche stato un grosso fattore fortuna, perché va avanti ancora. Ok, la costantana, allora per fare la seguente procedura, c'è un passo iniziale obbligatorio. Bisogna decomporre il deuterio, l'idrogeno, da molecolare ad atomico. Per fare questo, tutti, giustamente, utilizzano il palladio, ma il palladio costa e ce n'è poco in giro, e quindi uno in teoria cambierebbe il controllo del mondo dalle 7 sorelle equivalenti, che saranno quelli in petrolio, uranio, o fotovoltaica, dagli oligopoli a un altro oligopolio, perché il palladio di fatto c'è soltanto in Sudafrica, insieme a Platino e Russia. Quindi si passa da 7-8 padroni a due padroni e ancora peggio. Quindi trovate qualcosa di più democratico, in cui chiunque riesca a fare qualcosa di più importante senza dipendere dai capricci di qualche impatto che stai proposto. E la costantana ha veramente un colpo di fortuna, perché ha la capacità catalitica, cioè di decomporre l'idrogeno, che è 6-7 volte più alta del palladio. Si pensava forse il migliore del palladio. Non è vero. In natura il palladio è migliore. Anche l'idea, quando è in puro, quando è in condizioni ottimali, è meglio la costantana.
ha consentito la posizione relativa dall'80% al 30% praticamente di sconforto. E questa è la grande fortuna della nostra Italia. Questo lavoro era un teorico, noi non lo conoscevamo, abbiamo saputo dopo, meno male, un lavoro del 2000 che noi non conoscevamo. È stata come dire una coincidenza, cercando un'altra cosa. Che è un lavoro teorico, che sono sperimentale, e quindi tutte le cose teoriche poi si funzionano più, quindi follia. E invece i numeri poi sono abbastanza ragionevoli. E anche Aer, che è la persona con cui lavorava Rossi, ha fatto un brevetto nel 93 in cui diceva che l'Ede e la Venichella avevano delle prestazioni particolarmente buone. Poi di questa cosa, di questo brevetto, altro punto importante è che la Costantana lavora bene con un grosso intervallo di composizione. Quando uno può lavorare ad alta temperatura, ci sono fenomeni di diffusione e altre cose, per cui la composizione locale può variare molto, per cui potrebbe anche non funzionare. Se però viene fatto un trattamento preliminare in cui uno volutamente materiale a miscele comune, la probabilità di sinterizzazione, cioè il materiale si unisca e diventi grandi e perde la materia specifica, scende. Quindi un effetto negativo per noi è possibile. E anche qui, secondo me, sotto le fortuna è finito. L'altro punto è che la Costantana di per sé funziona benissimo, però per come come esce dalla fabbrica con bene, perché il catalizzatore per funzionare deve avere un'altissima codice specifica, poi è un filo sottile, lucidissimo, codice specifica ultra bassa, e quindi abbiamo inventato una tecnica per aumentare la superficie effettiva della Costantana 100.000 volte, usando dei impulsi particolarmente tempi di tensione per tempi brevi e facendo un raffreddamento ultra rapido. Quindi abbiamo fatto un composto vetroso che è abbastanza stabile. I pulsi sono da 50 millisecondi, quindi 15 nei nostri casi, pulsi da 100 Newton, condizioni relative critiche, tempo di salita inferiore al millisecondo e tempo di discesa da 900 gradi a 600 gradi, che la temperatura in cui diventa stabile di poche decine di secondi, perché ha la temperatura di raggiamento, ma come tira la quarta, quindi è veramente quella. Il punto debole del nostro preparazione è muoviti da 200 micron, un capello nero. Però soltanto la parte esterna è quella buona, spugnosa, e quindi tra i 200 micron abbiamo 10-20 micron, tutto il resto è il supporto, comunque c'è là dentro, e quindi se è qualcosa su cui sostenere questa parte attiva è un supporto fragile, meccanicamente fragile, tende a staccarsi. Siccome abbiamo scoperto che il materiale tendeva a staccarsi dal filo e cadere nella parete reattore, va bene, se questo tende a staccarsi noi mettiamo una guaina di vetro flessibile, per cui seppure si stacca rimane dentro una guaina, per cui partecipa alla reazione, scende un po' di temperatura ma non molto. E il vetro è stato un altro fattore di fortuna incredibile, anche grazie a quel personaggio di vista Luca, perché avevano fatto delle ricerche al CNR, i sotterranei del CNR sull'Angomir, e l'Angomir aveva scoperto nel 1927, se non sbaglio, che esiste un vetro che assorbe l'idrogeno atomico, ma non quello molecolare. E questo è il vetro delle lampadine, dal punto di vista chimico.
inviato di tipo E, insomma, anche la sigla, e altro fattore di fortuna è che la guardia che noi abbiamo comprato ha in più anche del titanio, ossido di titanio, e dell'ossido di ferro nella condizione per questi elementari di preparazione di vita. Mettendo insieme il tutto abbiamo ferro-nichel, dico ferro-nichel che è il catalizzatore, dico rame-nichel, il ferro che è il catalizzatore per finisce troppo, e abbiamo tutti, tutti gli elementi. Capito questo punto chiave, abbiamo impiegato 3 anni per cercare di ottimizzarlo, e ancora non abbiamo finito, non abbiamo finito. L'altro punto è che il vetro polo silicato ha il punto debole che a 550 gradi comincia a spagliarsi, per cui non ha più la superficie iniziale, ma si raggruma. Questo si squaglia, mettiamo le guaine in allumina, retro 1200 gradi, quindi non è tutto il problema. Sostituito vetro allumina, disatto. Quindi vuol dire che il vetro ha un ruolo chiave, fondamentale, e poi l'abbiamo capito. Ma perché soltanto abbiamo osservato, c'è questa evidenza, col vetro la pelle, però lo chiamano comanda il vetro, perché poi cambiando anche il tipo di guaina, dal vetro della Cinci, che è una ditta italiana, al vetro cinese, ad esempio, sempre in guaina, non andava bene. E poi facendo le analisi, la condizione era diversa. Non tutti i vetri. Quello che va bene è il polo silicato tipo E, che la vende la CC vicino a Bergamo. Altro punto che è importante era dirsi che gli elettroni emessi nel sistema avessero un ruolo importante. E dal 95 quindi, però tanti indizi. Inoltre il Vamura della Mitsubishi aveva profondamente messo dei punti strati palladio, posto di calcio per creare a bassa funzione di lavoro, cioè un materiale che emette facilmente elettroni, anche a temperature relativamente basse. Il materiale a bassa funzione di lavoro è quello usato nelle vecchie valvole. Chi di voi è un po' più vecchio di me, la penso che non sia nessuno. Le valvole esistevano praticamente di 3 tipi. Le valvole al tungsteno puro per funzionare circa 2200 gradi, tungsteno doriato, quindi ricoperto di d'oro, temperatura di lavoro 1960 gradi, e poi le valvole ricoperte di materiale a bassa funzione di lavoro, che era un misto di ossidi di calcio.